Beh, da un certo punto di vista è anche una bella responsabilità crescere musicalmente in una città come Bologna, la città di Lucio. Ecco, grazie, non farcela sentire, non ci piacciono le responsabilità. Ci sono un numero di oggetti contundenti vicini alla mia faccia che mi fa sentire materialmente cosa significa il concetto ideale di responsabilità e non mi piace, quindi sono nato qua per caso, dico delle cose per caso e scomparirò per caso. No, dai, non dire così. Intanto, cosa sarà? Cosa sarà, Luca? Sì, io credo che se c'è una cosa grazie alla quale è esistito tutto quello che abbiamo fatto nella nostra piccola carriera e nella nostra non più giovanissima vita è per via dell'amicizia. E l'amicizia credo sia la cosa più importante che una persona possa vivere e questa canzone parla di amicizia e quindi la amo. Ma voi l'avete conosciuto, l'avete incontrato per Bologna, avete ricordi legati a lui, di persona o magari perché ascoltavate la sua musica? Ma io l'ho incontrato da bambino qualche volta per strada perché era amico di giovinezza di mio papà e quindi ovviamente non ho ascoltato niente perché era un amico di mio papà, quindi figurati se faceva delle cose belle. Era un amico di mio papà e vai ad ascoltare le altre cose. E non lo so, Carota. Noi abbiamo registrato con Garrincia, che è la nostra etichetta musicale, e un album di cover che si chiama Come profondo il levare. Quindi la versione reggae di quel disco lì. Ricordo che ai tempi non lo conoscevo molto bene quando l'abbiamo registrata. Nel mentre che registravo il disco ho detto balà che questo artista bolognese devo scoprirlo un attimo di più perché è meraviglioso. E mi ha dato molta soddisfazione il pezzo che canto io, come mai nessun altro pezzo penso. Quindi sì, cantava Non andar più via. Non andar più via, sì.